Ciao amici di TGM, siamo sempre alla Gamescom di Colonia, il momento forse più difficile da commentare di tutti i titoli presentati fino adesso, perché Metal Gear Survive ha un... insomma, non so nemmeno se chiamarla una doppia d'anima, perché forse è anche sbilanciarsi troppo. Fatto sta che l'operazione produttiva è estremamente controversa, perché si tocca un universo estremamente amato dai giocatori, creato da un autore che in qualche modo è stato allontanato dal publisher. Insomma, ci sono stati i problemi raccontati e ancora raccontati, soprattutto nel corso degli ultimi anni. E tuttavia, al di là del fatto che introduce, diciamo così, nell'universo di Metal Gear Solid delle cose indifendibili, che sono tipo vortici temporali, gli zombie e roba di questo genere, che non c'entrano assolutamente nulla con l'universo originale, però mi dici, Nicolò, che non è tutto da buttare. Spiegaci bene, perché la situazione è delicata. Sì, allora intanto vi raccontiamo un attimo cosa abbiamo visto. Sono state date alcune informazioni aggiuntive sulle single player. Non abbiamo potuto giocarlo, però sono state messe in evidenza le dinamiche survival, proprio come definisce il titolo stesso. Perché è importante ricordare che ci ritroviamo in uno spin-off in cui ci ritroviamo in un universo parallelo, in un mondo parallelo, in cui siamo degli stranieri, ci siamo finiti, non sappiamo bene come, quindi siamo in mezzo al nulla assoluto. Quindi le prime esigenze sono proprio avere ossigeno e cibo con cui sopravvivere. L'inizio, la prima parte del gioco sarà quindi molto puntata su questo. Ci sarà tanta esplorazione per raccogliere da una parte materiali di sopravvivenza come appunto cibo e acqua, e poi materiali per forgiare armi e per costruire la base. La base... elementi tower defense, giusto? Esatto, la base è molto importante, bisognerà espanderla e fare in modo di avere anche delle risorse, un flusso costante di risorse tramite cibo e acqua, che permetterà poi verso il mid game di concentrarsi sulla storia e sulle missioni più narrative. Quindi questi sono gli elementi che ci sono stati raccontati dai single player. Poi abbiamo visto giocare lì nel booth una missione co-op, e anche lì quattro giocatori si trovano fondamentalmente a difendere una base da ondate di zombie. Gli zombie sono molto controversi, abbiamo visto diversi tipi di zombie, nessun altro tipo di avversario, non ci è stato confermato se ci saranno o meno altri tipi di nemici al di là degli zombie. E certo, anche a me viene da dire che un gioco stealth in cui l'obiettivo è riuscire a sfuggire a uno zombie senza mezza faccia, tra l'altro, ti piace vincere un po' facile. Ma infatti si è visto che i momenti di difficoltà sono quelli in realtà di gestione dell'orda. Il tower defense sta nel fatto di porre delle difese, recinzioni, installare mitragliatrici o mortai. Si è visto che c'è una buona varietà di armi, non ci sono tante munizioni, quindi anche lì la parte survival si fa sentire. C'è stato un buon ritmo, ti dirò. Ci sono obiettivi secondari, quindi sembrava abbastanza divertente, seppure non sembrava Metal Gear. Il discorso è anche questo, secondo te, quindi ti faccio una domanda conclusiva per dire: ma secondo te, se si chiamava Zombie Survival Space Online, una roba che si inventavano così, cambiava qualcosa? Oppure il gioco rimaneva quello e magari... Guarda, cambiava che sarebbero stati più onesti. Direi che abbiamo detto tutto. Ciao ciao!